No, grazie. Ancora dal fuori orario. Niente, siamo con Alfredo. Alfredo, cosa fai di mestiere? Invento giochi e faccio dichiarazioni dei redditi. Fai dichiarazioni dei redditi. Questa è una buona... E invento giochi. Questa è una buona cosa. Ascolta, cosa ne pensi della tua situazione economica del paese? Che preferirei avere un barattolo di vaselina piuttosto che la sabbia per lubrificarmi. Chiarissimo. Cosa ne pensi della classe politica di questo paese? Ammetto che nella maggior parte dei suoi esponenti è un po' insipiente e quantomeno scevra di competenze specifiche necessarie. Ma come? Sembra, addirittura hanno fatto il comitato dei saggi, quindi vuol dire che della gente che insomma la crema della società c'è in Parlamento. Hai presente l'etimo della parola sedicente, ovvero il francese soi-disant, ovvero dice di se stesso. Ah, quindi dicono di sé. Sedicente, appunto, è quello. Secondo te la situazione economica italiana migliorerà in futuro oppure... Da questo punto di vista è inevitabile, ma dipende da cosa intendi miglioramento, nel senso che comunque nel momento in cui ci impoveriremo tutti quanti, una parte della produzione andrà all'estero, comunque diventeremo una nazione che ha dei vantaggi economici comparati nell'arco di 10 o 20 anni e quindi quello che succede da altre parti dove costa meno succederà anche qua se continuiamo su questa china, o comunque succederanno altre cose, no, sicuramente migliorerà, questo è indubbio. Poi bisogna vedere cosa intendi per miglioramento, per chi e in quanto tempo. Cosa ne pensi della spartizione della ricchezza in questo paese? Allora, tu parli di spartizione, per dire spartizione vuol dire che c'è qualcuno che ha accumulato qualche cosa e qualcun altro si divide. Io non sono così d'accordo, esistono vari tipi di politiche che portano a, diciamo, volendo usare un termine più politically correct, a redistribuzione della ricchezza. Sicuramente se uno auspica una redistribuzione della ricchezza a favore di ceti più deboli, poi bisogna capire cos'è un ceto debole, non è stata molto attuata nei termini in cui veniva attuata negli anni 70. C'è stata una spartizione di frutto di malversazioni da parte di alcuni, i casi Fiorito e Belsito per citarne due, che però sono tuttora poi in sede di giudizio, quindi non ho voglia di dire non che sono ladri quello. Ancora, attenzione. Non lo sappiamo, si possono dire varie cose, però sì, sembra che ci siano effettivamente i fenomeni di spartizione di quello che a quel punto diciamo diventa... diventa frutto di malversazioni. Diciamo che non sono nemmeno i soli, No, citiamo i più eclatanti e gli ultimi, però stiamo andando avanti allora da prima di Craxi, se per questo, da molto prima di Craxi. Invece secondo te l'ascensore sociale funziona in questo paese o è fermo da parecchio? Se sì, perché? Nel senso classico, cioè del figlio di operai che riusciva a studiare, eccetera, ce ne sono pochi casi, sicuramente, e ce ne sono molti meno di quelli che c'erano negli anni 70. Funzionano alcune scappatoie sociali verso il successo attraverso la spartizione di fondi di altra natura oppure attraverso l'elargizione da parte di una classe operaia di caratura umana un po' inferiore di quelle precedenti perché è disposta a pagare e a trasferire il proprio benessere in fenomeni di divismo. Cioè se io pago per andare a vedere quelli che entrano nella casa del Grande Fratello non sono loro che sono dei ladri, sono io che sono in pistola. Infatti la penso lo stesso anch'io. Eh? La penso lo stesso anch'io, anche bene. A proposito del calcio, a proposito insomma di certo, ecco, certo. Dei propositi di vita. Se noi siamo disposti a pagare un divo solo per essere presenti, allora. C'è ancora. Quello comunque è un ascensore sociale. Sì. Molto rapido oltretutto. E con poche fermate, per pochi. Sì. Beh, è con scarsa capienza. Pensi che ci sia ancora una forza politica che difenda le classi cosiddette, eccetto meno medio deboli in questo paese? Secondo me c'è una mancata coesione da parte di quello che tu identifichi, o comunque qualcuno con senso comune identifica come ceto medio deboli, e quindi avendo una scarsa coesione tende a non riunirsi, a non aggregarsi. Quindi no, in linea di massima ce n'è poco. Non so se sia un bene o un male, poiché perché non ci sia, perché la lotta di classe non è che abbia prodotto dei risultati bellissimi in certi momenti, quindi non do un giudizio di merito. Perché a parole tutti sono vicino ai deboli, invece nei fatti non si vede nulla? Parliamo sempre della classe politica in generale. Ma si possono fare tante battute di spirito. A me viene in mente, visto che lei ha parlato di classe politica, di partiti che li difendono, a me viene in mente Mark Twain. Se votare servisse a qualcosa l'avrebbero già reso illegale. Quindi no, non ci sono dei gran partiti, cioè ci sono dei partiti che dicono delle cose, provano a fare delle azioni e poi le cose non si realizzano. Se poi sia perché in realtà sono in malafede oppure perché tutte le azioni che programmano naufragano nella terza classe
nella qualità del materiale umano anche degli apparati statuali, perché abbiamo anche un problema di impoverimento delle classi che devono mettere poi in atto questi provvedimenti. Questo di nuovo diventa un problema. Non abbiamo un'école publique supérieure come hanno in Francia, in cui i funzionari pubblici vengono formati lì e hanno una cultura pubblica. Tu pensi che funzionava meglio prima, quando erano le scuole politiche di partito? Non lo so, di sicuro le scuole politiche di partito davano uno spessore umano a questi soggetti. Prima rubavano per il partito, adesso forse rubano per sé. Non è meglio, non è meglio. Però era una cosa diversa. Ma pensi che con l'attuale sistema elettivo la classe politica venga scelta oppure venga nominata? È una scelta ristretta, ovvero ti fanno dei panieri e tu puoi solo scegliere che paniere prendere, non puoi scegliere se vuoi quella mela. Quindi chiediamoci, preferisco andare a fare la spesa dal fruttivendolo con i panieri già formati di mele oppure poter prendere quella lì e quella là? Dipende dalla scelta. L'analogia è questa. Puoi anche scegliere di non andare a votare, difatti come tanti fanno. Sì, puoi anche scegliere di non andare a votare, che però in un sistema democratico è un po' come scegliere di morire di fame, visto che vuol dire che non eserciti il tuo diritto e non cerchi di provare a cambiare le cose. Ascolta, io ti ringrazio molto. Prego, sei stato molto chiaro. Da Tanetta di Catatico, fuori orario, la Iena Operaia. Fai un saluto alla Iena Operaia. Ciao Iena. Ancora dal fuori orario, la festa del Fatto Quotidiano, stiamo parlando con, scusi, Zanetti Emilio. Zanetti Emilio. Di Brescia. Di Brescia. Volevamo sapere da lei, insomma, come la vede sulla situazione economico-sociale del paese. La situazione, basta frequentare un po' il comitato per la cassa integrazione dell'INPS e ci si accorge, io sono